Assessore, non c'è esempio migliore di un lavoro fatto dagli studenti per gli studenti? Assolutamente sì, un progetto molto ambizioso che hanno creato tutto da soli e al mattino appunto per 5 giorni questi laboratori, questa mattina sono venuta a fare un giro, ci sono i ragazzi di prima liceo, di quarta ginnasio, e molto coinvolti, gli argomenti assolutamente attuali, interessanti, e quindi insomma sono molto contenta, siamo veramente orgogliosi di loro, lo continuo a dire, ma perché è la verità. Ecco, questo evento però non va tenuto soltanto per i 160 anni del Cassini, perché qua ci sono le basi per organizzare qualcosa tutti gli anni di questo livello. Assolutamente, può diventare un format, ma io credo che sia l'idea di questi ragazzi che si sono pensati questo evento bellissimo, che non è solo musica, canzoni, ma è anche qualcosa di istruttivo, si parla di cose attualissime, dall'ambiente all'incomunicabilità. Non dimentichiamoci che siamo arrivati nel periodo di lockdown in cui i ragazzi non si sono potuti vedere, stringere, abbracciare, insomma, e quindi tutte le fragilità di ragazzi di quest'età, perché poi l'adolescenza è già un periodo particolare, sicuramente è stata un po' amplificata da questo periodo. Filippo, oggi passando per le strade di Villa Ormond si sente parlare di fisica, ma anche di ambiente, di social, di rispetto delle donne, di violenza nei confronti delle donne, insomma argomenti ai quali tenete, che volete passare ai ragazzi del liceo. Sì, esatto, la particolarità di questi laboratori, che sono stati appunto creati e organizzati dai ragazzi del liceo e che sono, diciamo, un peer-to-peer, quindi altri studenti, magari anche più piccoli, come succede stamattina, infatti abbiamo le prime che in questo momento stanno partecipando ai laboratori, vengono qua un po' per farsi un'idea su questi argomenti che riteniamo molto utili anche per la crescita educazionale dello studente. E questi laboratori non saranno solo oggi, ma dato che abbiamo ovviamente 5 annate, ogni giorno fino a venerdì 24 avremo appunto dei 150 ragazzi alla volta che vengono qua, assistono ai laboratori, e noi siamo molto contenti appunto di questa opportunità che ci è stata data dal comune di farlo comunque in questo luogo all'aperto, molto bello. E poi inoltre questi laboratori verranno anche mostrati in qualche modo alle serate di Piazza Borea Dolmo, che saranno dalle 21 alle 23. Ecco, lo dicevamo prima con l'assessore, questo evento è organizzato per i 160 anni del liceo, ma ci sono le basi per organizzarlo forse tutti gli anni, o comunque portarlo avanti, perché davvero c'è qualità e i ragazzi sembrano apprezzare. Sì, sarebbe bello, diciamo che è uno sforzo notevole quello che abbiamo fatto per organizzare la settimana dei Cassini, non solo noi studenti ma l'istituzione scolastica in generale, però è vero anche che se vogliamo appunto, come è finalità della settimana dei Cassini di quest'anno, far sì che si parli di cultura e che i giovani parlino di cultura all'interno della città di Sanremo, è anche vero che dobbiamo cogliere delle occasioni come questa, e che queste occasioni siano più ripetute possibili.